parliamo del Napoli perché dopo la sconfitta al rientro della sosta contro l'Inter, il Napoli comunque era chiamato a restituire una risposta importante nella comunque ostica gara contro la Sampdoria. Una risposta, una reazione che è sopraggiunta e a tratti siamo riusciti a rivedere quella squadra magica lasciata nel 2022 e con gli azzurri che per l'appunto trovano 3 punti importanti per allungare la vetta. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti. Buongiorno a Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport. Buongiorno, ben trovato Gianluca. Ciao Mariu, buongiorno, buongiorno a voi. Buon anno Gianluca. E c'è anche il giornalista Angelo Cirasa. Angelo, buongiorno, buon anno, ben ritrovato. Buongiorno, buon anno anche a voi, ben ritrovati a tutti. Allora, parliamo del Napoli. Gianluca, ci aspettavamo sicuramente tutti una reazione, no? Dopo questo rientro un po' opaco a San Siro contro l'Inter, la reazione c'è stata. Abbiamo ritrovato a tratti la magica squadra che abbiamo lasciato prima della sosta nel 2022, una risposta pragmatica per far riprendere il cammino agli azzurri e quindi allungare anche la loro posizione in vetta. Sì, Mario, il Napoli ha fatto vedere che c'è dal punto di vista anche mentale, dal punto di vista della forza appunto di reazione che la squadra ha mostrato rispetto al match con l'Inter, c'è dal punto di vista fisico perché le gambe iniziano a girare e quindi c'è anche dal punto di vista della classifica, perché poi bisogna certamente tener conto che si è perso uno scontro diretto importante, quale quello con l'Inter, ma il Napoli aveva accumulato un ottimo vantaggio nella prima fase di stagione e soprattutto le altre debbono avere adesso quella continuità che allora è mancata e che sembra mancare ancora alle milanesi, non alla Juventus che arriverà invece venerdì al Maradona. Però il Napoli c'è e ha dato un segnale, secondo me, importante ieri proprio di reazione e di volontà di confermarsi in testa alla classifica, come è giusto che il Napoli abbia fatto ieri, da grande squadra qual è, perché non si è in testa per caso, non si ha il margine che il Napoli ha sulle dirette concorrenti per caso, non si vince per caso a Genova contro una Sampdoria motivata dal successo con il Sassuolo e anche dall'atmosfera, dall'ambiente magnifico per certi aspetti di Marassi che abbiamo vissuto ieri in relazione alle vicende che hanno riguardato purtroppo Sinisa Mihajlovic e Luca Vialli. Esatto, tra l'altro ecco momenti anche di grande sconforto e dispiacere per una grave perdita nel mondo del calcio. Angelo, però ecco con te volevo anche commentare questo aspetto, così come ho chiesto a Gianluca, un Napoli che sicuramente è stato un po' opaco, no? Nella gara contro l'Inter e che è riuscito poi contro la Sampdoria a ritrovare quegli aspetti magici e magnifici, sebbene a tratti, nella gara contro la Sampdoria, riacquistando quei 3 punti importanti per riprendere il cammino verso la gloria. Sì, sicuramente è così. Con l'Inter il Napoli ha rispecchiato un po' forse quello spirito dei tifosi che da 2 mesi aspettavano questa partita con troppa ansia. Siamo arrivati troppo contratti, non abbiamo visto una buona squadra, eppure abbiamo perso soltanto 1-0, ricordiamolo, con Kvaratskhelia picchiato abbondantemente dai difensori dell'Inter, facendo una brutta partita, comunque ce la siamo giocata. Con la Sampdoria fortunatamente è andata molto meglio, non benissimo ovviamente, sono andati bene soprattutto i calciatori che sono subentrati in qualche modo. Mario Rui ha fatto vedere che l'alternativa con Oliveira è per lui uno stimolo, Elmas è ormai il tuttofare di Spalletti, ma questo lo abbiamo capito da tempo. Molto bene Juan Jesus anche a reggere la difesa. Prima con Kimmingé e poi con Rachmani. Voglio dire soltanto una cosa, il Napoli è campione d'inverno, non ce lo dimentichiamo. No, infatti volevo commentare con te proprio questo aspetto, ormai. Angelo, come hai ritrovato il Napoli, considerata appunto la gara contro l'Inter e poi contro la Sampdoria, è un Napoli effettivamente in ripresa, campione d'inverno e quindi proseguirà questo suo cammino o ci sono comunque delle ombre che è probabilmente nella minor difficoltà di gara di ieri non si sono viste ma che poi emergeranno? Io credo che il Napoli stia anche pagando il lavoro fatto in Turchia e poi a Castelvolturno. Si vede che alcuni calciatori non sono ancora in forma, in primo luogo Kvaratskhelia,
Ma il lavoro mi sembra comunque buono, la convinzione soprattutto. Per una mezz'ora circa fra primo e secondo tempo si è visto il Napoli di prima della sosta, quindi io sono ottimista. Certo, venerdì abbiamo la prova del 9 con una Juve super che viene da 750 minuti senza prendere gol, c'è Szczęsny che punta al record famoso di Handanovic di oltre 10 anni fa. Però il Napoli, se vuole vincere lo scudetto, deve giocare e battere questa Juventus fortissima, a mio modo di vedere, la vera anti-Napoli in questa fase, perché c'è con la testa, c'è con l'esperienza, però il Napoli mi sembra che abbia recuperato mentalità. Certo, la Sampdoria non è l'Inter, non è il Milan, ma è una squadra ostica. Poi aleggiavano chiaramente Vialli e Mihajlovic, esatto. Stadio, e quindi avevano anche un orgoglio in più. Però mi sembra che il Napoli si stia rimettendo in moto, si stia rimettendo in cammino. Bisogna recuperare un po' di... Bisogna recuperare, ecco, rodare un po', no? Riprendere un qui po', il ritmo. Un po' di rodaggio. Esatto, però abbiamo questa gara importante per appunto Gianluca, la Juve. Come si batte adesso la Juve, che come appunto ricordava anche Angelo, è reduce da 8 vittorie di fila e con pochissimi gol presi in questi mesi. Quindi una Juve in ottima forma. Tra l'altro al Maradona, sarà una gara importante e delineante anche per quanto riguarda questa ripresa di cammino verso la gloria per il Napoli. Beh, un bel match point, però di quelli che ti giochi abbastanza tranquillo. Non siamo al quinto set, 2 set pari, cioè hai un bel vantaggio da gestire. Di match point ce ne saranno anche altri a seguire, quindi bisogna cercare di approfittare, secondo me, del fatto che però la Juve, per quanto i risultati raccontino cose diverse, è in un momento di difficoltà, gioca un calcio veramente brutto, non prende gol anche per demeriti delle squadre avversarie che spesso lo sfiorano ma non lo centrano. Sinceramente è una Juve diversa da quella che abbiamo lasciato prima della sosta, perché comunque sta recuperando elementi importanti, vedi Di Maria, vedi soprattutto Enrico Chiesa. È una Juve senza Vlahovic e con Milik, che non è la stessa cosa, nonostante il contributo che sta dando il polacco, però sinceramente è una Juve della quale il Napoli deve, ripeto, approfittare facendo il Napoli. In conclusione, battuta flash, secondo voi ad entrambi chi potrebbe essere l'uomo decisivo in ottica Napoli-Juventus? Parto io, sempre con Osimhen, perché sinceramente, visto anche ieri, con quella cattiveria è un Osimhen diverso da quello che magari avevamo visto nelle stagioni precedenti, un giocatore molto più maturo, che cerca la porta, che vuole la porta, che vuole segnare, che non si accontenta. 10 gol in questa prima fase di stagione sono tanti, credo che la doppia cifra col 2 davanti sia alla sua portata. Per te, Angelo, l'uomo decisivo? Beh, per non ripetere Osimhen, che è scontato, il vero leader di questa squadra, il centravanti vero che ci fa andare avanti, una nota in più ancora per Elmas, un giocatore anomalo che può creare problemi in quel centrocampo che ancora non è sistemato, quello della Juve intendo. Grazie, noi diciamo però sempre forza Napoli. Grazie ad Angelo Cirasa e Gianluca Monti per essere stati con noi per commentare di questo grazie meraviglioso Napoli. Grazie, pubblicità, restate con noi.